È un bravo ragazzo, è stato anche in comunità con me. Tu che l'hai conosciuto bene, lui aveva dei problemi psichiatrici? Sì, sì, qualche problema ce l'aveva, sì. Cioè, ce l'aveva gli scatti. Se vedevi che aveva dei problemi suoi, noi, cioè, c'era anche qualcuno di questa piazzetta lì in mezzo. Hanno incominciato a ligare amici e amici. Vabbè, con le mani. Ok? 5 e 5, ti fa capire. Allora per rimasti solo rimanendo solo gli altri 5 ragazzi sono aiutati subito a no. L'hanno strattonato, lo stavano picchiando. Con coltelli. Cioè, dite che però è stato aggredito sì, lui. Già aveva pure estratto la pistola, l'aveva solo fatta dire a dire, non fu scema. Sto facendo i cazzo, non mi pensare. Se hai dei problemi, minga. No? A Santo Romano lo fa vedere. I compagni di Santo Romano. E il ragazzo che voleva fare il tuo spavaldannato vicino alla macchina con altri 4-5 ragazzi. Ha sparato così, che non vedeva nemmeno. Così l'ha sparato. Cioè, so io, così. Per un lato difesa, perché lui non. Non voleva neanche sparare, ha sparato perché sono appena 5 loro. Unico cucchiello, chi chiama i buffi, chi so dire. Lui se ne stava andando, questo ragazzo l'ha diviso con pietre, coltelli. E poi come dicono i ragazzi. Però scusami, questo ragazzo perché esce con la pistola di casa? Si è portato per si difendere, perché sono troppi scemi, sono qua di un scemo, l'hanno questo sfero, diciamo lui da qua, ma è per forza armata là, perché sono primi che li l'hanno qua, che si cercano.